Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek. Benvenuti ad una nuova puntata di Ricette per Vivere Bene. Siamo con Lena Tritto. Buonasera, buonasera Lena, che è consulente in alimentazione secondo la medicina tradizionale cinese. Sì. Molti di voi la conosceranno già perché Lena è stata spesso nostra ospite. Sì, ormai sono un'abbonata. Sì, sì, esatto. E ha cucinato tante cose per noi e vi volevamo spiegare oggi, forse non è mai stato fatto prima, nonostante, come dicevamo, sei già stata nostra ospite spesso, che la medicina tradizionale cinese si può applicare a qualsiasi tipo di ricetta. Infatti oggi, per esempio, Lena preparerà per noi un piatto per il quale ha tratto ispirazione dalla cucina arabo-indiana, sì, che dicevi. Un dolce che è proprio un dolce tipico in particolare di quella araba, che si chiama alva. Sì, alva sta per dolce, mm-hmm, e quindi ci sono tante ricette che si richiamano a questo nome, e è della tradizione anche indiana, perché useremo una spezia invece tipica della cucina indiana, di cui parleremo dopo. Quindi una tua rivisitazione? Ma è un piatto che io ho assaggiato una volta da un'amica che ha una cultura alimentare enciclopedica, perché conosce ricette di tutti i paesi del mondo, mi era piaciuto molto, allora ci ho fatto una piccola modifica e così lo proponiamo, anche perché poi questa ricetta è anche contenuta all'interno del mio primo libro, Il Tao e l'arte dei fornelli. E tra l'altro i dolci sono un piatto difficile da rendere salutista, perché comunque spesso contengono zuccheri, in questo caso c'è pochissimo zucchero di canna. Sì. E per cui, insomma, benvenga, insomma, la nostra rubrica è Ricette per Vivere Bene, in questo caso proponiamo un dolce. Sì, e poi comunque il sapore, del sapore dolce non possiamo fare a meno, mm, si tratta di vedere che tipo di sapore dolce. Esatto, perché il problema per molte persone in realtà sta in questo bisogno di dolci, quelli magari anche che si trovano nella grande distribuzione, no? Che hanno un effetto quasi di, come una droga, sì, no? Ma c'è una motivazione di tipo anche energetico, cioè secondo la medicina cinese il sapore dolce, che noi erroneamente identifichiamo col sapore dello zucchero bianco prevalentemente, ma anche dello zucchero scuro come quello che utilizzeremo nella ricetta, è fra virgolette un sapore tossico, il dolce dello zucchero bianco, perché è un sapore eccessivo. Il sapore dolce corretto che nutre la nostra energia è il sapore naturale dolce, per esempio, dei cereali. Quando dico cereali intendo cereali in chicco, riso, mirzo, sì, miglio, orzo, farro, eccetera, non dei cereali in scatola, quelli da colazione, perché quelli sono un'altra cosa. E questo sapore dolce è così ricercato dal nostro corpo perché il dolce è il sapore che tonifica, è il sapore che dà energia. Quando però noi ci spostiamo tutti sulla sua versione, fra virgolette, tossica, che è quella appunto dello zucchero bianco e dei dolciumi che lo contengono, creiamo all'interno del nostro corpo una sorta di circolo vizioso, per cui il nostro sistema chiede il sapore dolce per avere energia, ma questo dolce eccessivo di fatto gliela toglie, e quindi togliendo energia io mi sento vuoto, scarico di energia, e ricerco ancora il sapore dolce nella speranza di avere questa energia. Dal punto di vista occidentale questo viene spiegato dall'oscillazione, per esempio, del picco glicemico, quindi ci sono anche delle corrispondenze dal punto di vista scientifico. Ecco, diciamo che nell'antica medicina cinese non c'erano gli esami di laboratorio come noi li conosciamo, e quindi c'erano delle valutazioni che erano legate all'osservazione e all'osservazione clinica, in cui devo dire che gli antichi cinesi erano dei veri maestri,
e all'esperienza attraverso l'utilizzo degli alimenti. Ecco, di dolce poi in questa ricetta ci sono anche le carote, che sono sì, tra l'altro l'ingrediente principale. Procediamo. Allora, qui abbiamo delle carote, il dolce è molto semplice, qua ci sono tutti gli ingredienti, li presentiamo man mano, li utilizziamo. Queste carote sono biologiche e quindi io le ho lavate, spazzolate, ma non le ho pelate. Ecco, quindi anzi è bene conservare la buccia, perché anche all'interno della buccia ci sono delle sostanze molto preziose. Anche dal punto di vista energetico è più utile mangiare la pianta nella sua, la pianta o la verdura nella sua interezza, togliendo ovviamente le cose non commestibili come queste, come i torsoli, ecco, questi no, semmai li potremmo mettere dentro un brodo questi. Allora, togliamo quindi la parte che non possiamo utilizzare e poi semplicemente le andiamo a grattugiare. Se abbiamo un robot dedicato, lo possiamo fare con un robot. Noi abbiamo tempo durante la trasmissione, quindi useremo una grattugia. Il lavoro che adesso andiamo a fare è questo del ridurre in pezzi piccoli. Diciamo che rispetto alla differenza fra usare la propria energia per tagliare, seppur utilizzando un attrezzo, per tagliare una verdura o un frutto, e utilizzare invece un attrezzo elettrico, è una differenza veramente molto sottile, che è quella appunto del fatto che io, lavorando sull'alimento, comunque imprimo la mia energia. Siamo veramente a livelli quasi alchemici, però insomma questa differenza c'è. Come per esempio abbiamo notato, c'è un'enorme differenza fra il tagliare le carote così e il tagliarle a coltello. Questo per esempio in alcune preparazioni dove ci vogliono le carote tagliate a julienne sono molto più saporite se le tagliamo noi a coltello. È che tagliarle a coltello richiede un tempo e un po' di perizia e un po' di capacità manuale, che vedo che adesso le persone stanno perdendo tantissimo. Tra l'altro, di seguito ai corsi ha proprio anche delle istruzioni precise su come si utilizzano i coltelli, come si tagliano le verdure. Certo. Nella medicina tradizionale cinese c'è proprio anche un taglio a seconda del tipo di verdura, no? Sì, e anche a seconda del tipo di effetto che, sì, che voglio ottenere. Tra l'altro i corsi, diciamolo, colgo l'occasione per ringraziare chi ci ospita oggi, che è l'associazione Itinere, un centro servizi culturali che si trova a Sant'Ilario d'Enza, che è a pochi chilometri dalla città di Parma. Grazie, sì, quindi per averci messo a disposizione questa cucina che noi usiamo per le attività didattiche, ecco, dove tu tieni i corsi. Sì, proprio, sì, sì, proprio in questa stanza. Le ricette di Lena, poi ce ne sono tante anche sul nostro canale YouTube di Telecolor, no? Oltre a quella che sì, sta preparando adesso per noi. Ci stavi raccontando qualcosa sul sapore dolce, insomma. Sì, quindi il sapore dolce, abbiamo detto, è condiviso da tantissimi tipi di alimenti. La carota, che è una verdura, si contraddistingue anche lei dal sapore dolce. La zucca, per esempio, è un'altra verdura che ha un sapore spiccatamente dolce. Quasi tutti i tipi di frutta hanno un sapore dolce e tutti i cereali. E quindi dovremmo, soprattutto quando abbiamo voglia di dolce, andare a attingere qui, perché questo è il sapore dolce che ci dà l'energia che ci serve. Dolce, spesso si sconsiglia di mangiare il dessert, in realtà, se si vuole mangiare in modo sano a fine pasto. Invece uno di questo tipo può essere proprio la chiusura di un pranzo. Può essere la chiusura di un pranzo, come può essere un ottimo spuntino. Ecco, adesso io ho finito di affettare le carote e adesso andiamo a metterle nella pentola. Una casseruola come questa va benissimo, e le andiamo a cuocere con un pochettino di latte. Nella ricetta, pensando anche alla stagione primaverile in cui siamo adesso, preferiamo non usare il latte di mucca. Uh-huh. E invece andremo ad utilizzare una bevanda vegetale. In questo caso io ho preso il latte di riso. Quindi una ricetta vegana e una ricetta anche senza glutine, perché qui non abbiamo farina di grano, in realtà non c'è nessun tipo di farina. Sì, questo è anche un dolce senza farina. Adesso poi vediamo. Abbiamo qualcosa per guarnire, ma sì, adesso poi dopo sono delle cose che vanno a completare il piatto. Adesso dobbiamo avere un pochettino di pazienza, perché le carote devono cuocere quasi come se stessimo facendo una marmellata. E un'altra cosa che vorrei sapere da te, nella medicina, cioè la differenza, diciamo, del rapporto che c'è tra alimentazione e medicina, se parliamo di medicina tradizionale cinese, se parliamo della nostra medicina occidentale.
Allora, la differenza più importante, riferita soprattutto al periodo, all'attualità, è che la medicina cinese ha sempre avuto un'attenzione fondamentale alla prevenzione. Questo stile si chiamava anticamente nutrire la vita, ed era anche quel famoso proverbio: è troppo tardi andare a scavare un pozzo quando abbiamo sete o forgiare le armi per andare in guerra. Questo è l'aforisma che spiega che cosa vuol dire per la medicina cinese fare prevenzione. Ecco, in questa ottica di prevenzione, cioè quella di fare in modo che la malattia non compaia, il cibo e lo stile di vita hanno una funzione fondamentale. In Occidente invece siamo diventati veramente molto bravi a trattare tutto quello che è patologia, però di fatto anche nell'alimentazione abbiamo scontato un po' questo ritardo, che poi non è neanche giusto chiamarlo ritardo, la medicina cinese dice queste cose da migliaia di anni, per cui l'attenzione a un'alimentazione adeguata, adeguata vuol dire alla stagione, vuol dire al sesso, vuol dire al tipo di attività che svolgiamo, vuol dire alla fase della vita, crea i presupposti per poter mantenere la salute più a lungo possibile. Ecco, insomma, una vera e propria prevenzione in cucina. È una cosa verso cui stiamo andando. Ecco, l'altra cosa che vorrei dire rispetto al discorso della prevenzione è che la fitoterapia, secondo la medicina cinese, usa gli stessi criteri di classificazione delle erbe che si usano per gli alimenti, proprio perché la differenza qual è? È che l'alimento ha un'azione blanda prolungata nel tempo, mentre invece l'erba, per esempio, non so, mi viene in mente l'astragalo, come potrebbe essere il ginseng, che è molto famoso anche dalle nostre parti, quelli sono invece dei farmaci veri e propri che hanno un effetto mirato molto più potente. Però l'alimentazione invece ha la sua potenza nel fatto che è un atto che noi ripetiamo quotidianamente più volte al giorno per tutta la vita. Ecco, quindi nel frattempo sta sì, adesso dobbiamo farlo asciugare, una ventina di minuti, dipende poi anche dalla quantità che noi facciamo, la quantità che è indicata nella ricetta che poi comparirà nella grafica è per 4 persone e quindi lì almeno ci vogliono 25 minuti. Facciamo un po' vedere anche sì. Per i telespettatori. Ecco, praticamente adesso noi dobbiamo fare ammorbidire le carote completamente e anche far ritirare il liquido, quindi adesso ci aiutiamo alzando un pochettino il fuoco. Possiamo alzare un po' di più, so che sì. Con questi fornelli... Questi fornelli bisogna sempre mantenere un contatto perché sennò si spengono immediatamente. Adesso lo dobbiamo, ecco, infatti adesso si è già spento. Si è spento, non bolle più, però insomma era per far vedere un attimo sì. La consistenza. Che però non è ancora completa. Si deve praticamente ammorbidire e asciugare. Quindi quando poi saremo arrivati a questo punto andremo ad aggiungere gli altri ingredienti. Il latte non ci serve più, quindi questo lo possiamo togliere. Vi presento l'altro ingrediente che andiamo ad aggiungere verso la fine. Adesso è ancora presto. Questo è il latte di cocco. Il latte di cocco ha una frazione grassa molto importante e tende a separarsi, infatti per questo che è dentro il vasetto, perché adesso appena prima di usarlo lo agiterò leggermente. Diciamo che il latte di cocco va ad aggiungere a questo dolce così semplice la frazione grassa, e quindi quando noi mettiamo in un dolce qualche cosa di grasso, morbido, ovviamente aumenta la piacevolezza del dolce e anche il fatto che diventa poi più saziante. E poi c'è spesso questa pratica tra gli chef che cucinano per me di utilizzare la frutta come dolcificante, anche i datteri in alternativa. Sì. Il latte di cocco, oltre ad essere la componente grassa, sicuramente dà un sapore dolce. Beh, sì, è un sapore molto definito che a molte persone è gradito, alcune invece ci sono però poche persone che proprio il cocco non lo possono sopportare. Sì, però direi che le ricette cambia un po' il sapore. Sì. Rispetto al cocco che mangi come frutto, no? Da solo. Infatti per la mia esperienza piace anche ai bambini, in realtà, il sì. Di cocco. Adesso andiamo ad aggiungere l'uvetta, che così riusciamo anche a far asciugare meglio. Ecco, parlando appunto di dolcificanti naturali, l'uvetta o la frutta essiccata in generale è estremamente dolce. E questa sua dolcezza però è naturale e quindi è assolutamente gradita dal nostro organismo. Continuiamo la cottura con anche l'aggiunta dell'uvetta, che quindi andrà ad aumentare la dolcezza. E adesso vi presento l'ingrediente finale che va a completare il piatto. Ecco, queste piccole bacche verdi sono le bacche del cardamomo. Sì, le facciamo vedere. Ecco, qua c'è una bacca aperta. Noi si utilizza tutto di questa spezia, però andremo ad utilizzare in questo caso il seme. Il seme scuro che andremo poi anche a pestare per poterlo
Un po' come si fa con la vaniglia, sì, quando si aggiunge la vaniglia. Sì, la vaniglia, a dire la verità, si apre e si scava per togliere i semini. E il cardamomo da dove viene? Cardamomo è chiamato il pepe indiano, il pepe dei pasticceri, perché è molto utilizzato nella cucina indiana, soprattutto nella pasticceria. In medicina cinese questa spezia molto preziosa, molto delicata, molto fine anche come sapore, infatti non a caso chiama pepe dei pasticceri perché nelle ricette indiane entra in tantissime preparazioni. Ha un'azione molto particolare. In generale tutte le spezie favoriscono la digestione e riscaldano e mobilizzano l'energia. Questa, oltre che favorire la digestione, ha l'azione di asciugare l'umidità. Che cosa vuol dire? Quando abbiamo parlato del sapore dolce eccessivo, il problema per la medicina cinese di un utilizzo esagerato dei dolcificanti è che questi portano umidità. Che cosa vuol dire portare umidità? Per esempio nei bimbi vuol dire favorire la produzione di catarro, avere il naso che cola, per esempio. Ecco, e se noi pensiamo chi sono i maggiori consumatori in assoluto di prodotti a base di zucchero, sono i nostri bimbi, che hanno un sistema digestivo molto più debole rispetto agli adulti, ed è per questo motivo che bisognerebbe fare molta attenzione a esagerare con la somministrazione di cose a base di zucchero nei bambini. Ecco, questa spezia, oltre che dare un sapore molto particolare alla ricetta, ha la funzione di renderla più digeribile e di contrastare questa formazione di umidità. Adesso io ho tolto i semini, li devo andare a schiacciare, per questo o uso un mortaio o semplicemente mi aiuto col manico del coltello. Ecco, spaccandoli non lo potete sentire voi che ci guardate, però già senti il profumo, ti è arrivato. Sì, poi l'ho odorato prima anche, molto gradevole. Sì, molto. Sì, ricorda vagamente il pepe, ma molto molto più aromatico, e comunque non ha un sapore piccante questa spezia. Ecco, nel mentre qui si è asciugato, e quindi andiamo ad aggiungere l'ingrediente che dicevamo prima, che dà questa sensazione di maggiore piacevolezza alla ricetta, e gli aggiunge quella burrosità a cui noi siamo molto affezionati come sapore. Infatti viene usato proprio anche al posto della panna. Sì, si può, perché si può fare la panna con quella parte, sì, che dicevi tu, che si separa. Quella parte che si separa, di solito per prepararla in casa si mette la confezione del latte di cocco in freezer. Adesso non ricordo se per un'ora o due, per fare in modo che si separi la frazione grassa da quella liquida, poi quella liquida magari la utilizziamo per una bevanda, e la parte invece solida la possiamo montare. E quindi la possiamo usare per esempio per guarnire le torte, e sta molto bene in una ricetta che ho fatto tempo fa, una torta al cioccolato farcita con questa panna vegetale con le fragole. Ecco, questo poi consente, oltre alle persone che fanno una scelta di tipo etico di non consumare prodotti di origine animale, anche alle persone che invece hanno una vera e propria intolleranza al lattosio, e quindi non possono permettersi di mangiare un dolce con la panna, e invece in questo modo hanno la possibilità di utilizzare un prodotto molto gustoso. L'unica sua, diciamo così, tra virgolette, pecca potrebbe essere quella di avere questo gusto così caratterizzato, che magari pochissime persone non gradissimo. Sì, col cioccolato si accompagna molto bene, devo dire. Dicevi per chi è vegano, per chi è intollerante al lattosio, ma anche per tutti, in base a quello che ci spiegavi, no? Nel senso, in certi periodi dell'anno può stare più leggeri. E però per soddisfare, senza creare particolari problemi al nostro equilibrio o al disequilibrio che possiamo avere, concedersi ogni tanto comunque qualcosa di dolce. Ecco, poi un'ultima cosa volevo dire legata alla primavera. Le carote, e questo vale anche per la cultura, per la tradizione occidentale, aiutano il fegato, soprattutto per l'aspetto legato alla vista. Infatti noi in medicina occidentale diciamo che le carote fanno bene alla vista perché sono ricche di vitamina A. In medicina cinese invece con altri criteri si dice che le carote rischiavano la vista, proprio per questo legame con il sistema del fegato. Fra l'altro il sapore dolce rilassa, e il sistema del fegato, che è il sistema all'interno del nostro corpo che si occupa di gestire il fluire armonico dell'energia,
tende a essere molto contratto e quindi preferisce o sapori dolci o sapori leggermente piccanti che tendono a far fluire meglio l'energia. Quindi questo è un piatto che ha le caratteristiche che dicevamo prima, ma in più si adatta molto bene per essere consumato nella stagione primaverile, per quelle persone che tendono a essere per esempio un po' irascibili. Proprio perché la persona irascibile di solito ha un sistema del fegato. Ecco, faccio una parentesi perché abbiamo parlato di fegato e intendiamo però il sistema del fegato è un'area energetica, non è l'organo anatomico che abbiamo qui. È un insieme di funzioni fra cui la principale è quella di far fluire l'energia in modo armonico all'interno del corpo. E poi dopo il fegato si può manifestare in altri distretti, nella vista soprattutto, nella flessibilità dei tendini. Ecco, quindi le persone che hanno un eccesso, un disequilibrio a questo livello possono per esempio avere problemi con gli occhi rossi, possono avere gli occhi secchi, gli occhi che lacrimano, possono appunto essere molto irascibili e queste sono tutte caratteristiche legate a questo sistema. Intanto che io parlavo si è completamente asciugato, sì. Quindi è pronto. L'aspetto è molto 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 semplice di questo, però il profumo e il... Ora possiamo farlo vedere per bene. Sì, adesso poi lo possiamo mettere in un contenitore per servirlo, sì. Trasparente, sì, così possiamo... Sì, così possiamo... E alla fine andiamo ad aggiungere la spezia tritata che avevo preparato prima. Questi sono i semini di cardamomo tritati che andiamo ad aggiungere alla ricetta, che la vanno a completare sia dal punto di vista del gusto che dal punto di vista energetico. Un'ultimissima cosa che non ho portato con me e non è scritta nella ricetta, ma che a casa invece potete tranquillamente aggiungere, e mettere qualcosa di croccante, cioè una volta che noi abbiamo impiattato nella nostra secca, starebbero molto bene le mandorle per esempio, delle mandorle oppure delle nocciole, cioè qualche cosa di croccante che va a completare anche la sensazione gustativa di questo dolce. Ecco qui. Quindi si presenta in questo modo. Sì, è una presentazione molto... è un dolce al cucchiaio, molto particolare, ma che vi darà delle sorprese gustandolo. Come. Allora poi lo assaggerò sicuramente perché sono molto curiosa. Ah, abbiamo dimenticato la spolverata di zucchero di canna, accidenti. No, perché sì, lo possiamo mettere così. A dire la verità, per essere precisi, lo dovevamo mettere in pentola, ma ci siamo persi in chiacchiere, quindi questo a volte i cuochi e le cuoche possono essere un po' pasticcione. Anche alla telecamera. Sì, c'è stato un attimo di... Zucchero di canna integrale. Sì, zucchero di canna integrale. Sì. Comunque perché a ricette per vivere bene si prediligono sempre tutti quegli ingredienti che non sono raffinati, quindi in questo caso lo zucchero. Ecco, avete visto che ne basta pochissimo, una spolverata, perché comunque già questa ricetta è naturalmente dolce. Allora a questo punto io ringrazio Elena Tritto. Grazie a chi ci ha seguito. Sicuramente tornerai ancora a trovarti, sì. Perché insomma la rubrica va avanti, tu per noi sei un ospite molto preziosa. Grazie anche a voi telespettatori, continuate a seguirci. Grazie, arrivederci. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak when we're all together dancing cheek to cheek.